Abbiamo appena sentito e ascoltato il discorso di Alfano, meritocrazia, il PDL si struttura in un partito vero, che cosa non tirano fuori le regioni del centro-sud da questo? Le regioni del centro-sud trovano certamente l'opportunità, secondo me, di migliorare la classe dirigente, cioè di selezionare meglio la classe dirigente in maniera tale che risponda a logiche un po' diverse anche da quelle del passato. Nel sud c'è stata negli anni passati, direi, una selezione della classe dirigente che spesso non rispondeva a quelle che erano le esigenze di una politica moderna. Preparazione tecnica e allo stesso tempo competenza politica non erano un patrimonio, direi così, ineluttabile, insomma, della classe politica. Anzi, spesso c'era la rassegnazione del giovane bravo. A me questo punto, vuol dire, appunto, c'era questo, e quindi io credo che sia una cosa molto importante, direi, che dà molto entusiasmo, che avvicinerà secondo me molte persone all'attività politica, ed era una cosa di cui se ne avvertiva l'esigenza. E solo Alfano poteva, perché Alfano in qualche maniera rappresenta anche quella classe dirigente competente, di qualità, politicamente adesso esperta, ma nello stesso tempo giovane del sud, e quindi questo darà sicuramente uno slancio al partito nel sud siciliano. Glielo faranno fare? Alfano ha una grande autorevolezza, Alfano è una persona che dimostrerà nei prossimi anni alla grande opinione pubblica di essere un vero leader. La sua scelta è stata in funzione delle doti di leadership che ha e non semplicemente del fatto che avesse magari un rapporto di grande apprezzamento da parte del presidente Berlusconi. È un leader naturale, è un leader che saprà in qualche maniera coinvolgere l'opinione pubblica, e quindi, come tutti i leader, avrà la forza che gli verrà dall'opinione pubblica. Però forse avrà quel tocco di gestione corale in più che oggi la gente così critica un po' al berlusconismo centralista. Sì, però tenga conto che la politica moderna ha bisogno del leader. Ha bisogno del leader, e adesso noi lo vediamo in tutte le elezioni che sono nel mondo occidentale, ma non solo nel mondo occidentale, la componente più colta, diciamo, dall'elettorato è quella della leadership, dopo anche l'organizzazione, la qualità magari dei candidati. È quello che non accade al centro-sinistra. Il centro-sinistra magari ha un'organizzazione ma non ha un leader, e questo lo penalizza sul piano elettorale. Quindi noi abbiamo bisogno di una leadership molto autorevole e nello stesso tempo di un'organizzazione che possa consentire al partito di aggregare, di non perdere colpi, di non disilludere le persone. Ecco, insomma, però c'è bisogno di un leader. Oramai il leader in politica è essenziale. Possiamo rubare una battuta al volo sull'immondizia campana? Voi siete una delle regioni a cui è stato chiesto di ospitare. No, noi siamo una delle regioni che vive una fase difficile, perché anche da noi è impossibile costruire discariche, costruire impianti, c'è stato per anni una ostilità fortissima a questo tipo di soluzione, la gente non ha capito, ancora non riesce a comprendere che ha un diritto, se vogliamo avere il diritto di pagare magari la tassa, diciamo, sui rifiuti contenuta, c'è anche il correlato dovere di fare degli impianti, delle discariche, quindi anche noi non siamo in grado oggi di accogliere i rifiuti, perché anche noi siamo in una situazione, non dico di emergenza, ma che potrebbe diventare un giorno di emergenza. Andiamo verso l'esaurimento delle discariche, e con l'impossibilità di realizzare in questa fase, per leggi che dovranno essere cambiate, sia impianti di termovalorizzazione per recupero energetico, stiamo dando però un grande impulso alla raccolta differenziata. Lei deve considerare che la regione Abruzzo ormai si attesterà presto al 40% medio di raccolta differenziata, e ci sono ormai province che hanno superato il 60-70%. Quindi diciamo che questa attività insieme all'impiantistica potrà risolvere il problema per l'Abruzzo, ma non credo che saremo in grado di far fronte anche ai rifiuti campani, che poi ne sono una quantità incredibile, una quantità enorme. Lì il problema è molto molto serio. C'è il problema di, in realtà, di avere una densità di popolazione maggiore rispetto ad altre regioni, e quindi di produrre effettivamente una quantità maggiore. Sì, ma non è la produzione di quantità che... Se uno produce una maggiore quantità deve avere un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'altezza. Sono anche più contribuenti, se vogliamo, sono anche più... Ci sono più soldi, allora, a quel punto dovrebbe essere. Quindi, insomma, io credo che il problema sia un problema difficilissimo in Campania, si può risolvere in maniera emergenziale.
si ripresenterebbe nel caso in cui non ci fossero amministrazioni e comportamenti, diciamo così, della popolazione che siano, che tengano in grande considerazione questa problematica, che non è una cosa. Lì devono cominciare a pensare che non esiste Pantalone, ormai Pantalone siamo noi, e quindi questa correlazione diritti e doveri credo che mentre nei paesi anglosassoni sia evidente, nel nostro paese, e magari scendendo un po' più nel sud, si avverte di meno, perché è più vissuto di una logica assistenziale, di una logica di sostegno pubblico. Questo lo dobbiamo fare un po' tutti, anche l'Abruzzo, quindi io faccio anche un'autocritica, però insomma ci stiamo. Io penso che questa crisi, che sia stata una crisi, ci darà anche l'opportunità di cogliere questi aspetti, cioè il fatto che non esiste, non ci si può indebitare ad libitum, qualcuno pagherà il nostro debito, e paradossalmente stiamo cominciando a capire che il debito che si sta facendo, che si è fatto nel passato, lo pagano le persone a cui vogliamo più bene, cioè i nostri figli. In sostanza noi abbiamo per anni la classe politica cercato di ottenere consenso distribuendo a destra e a manca di risorse che non c'erano, e per questa via facendo sottoscrivere una marea di cambiali. Queste cambiali adesso sono sulle spalle dei nostri figli. Questa è una cosa che prima non si capiva, dopo le vicende della Grecia, dopo le vicende che hanno interessato l'instabilità insomma, finanziaria conseguente anche alla crisi, penso che questo si comincia a capire, e quindi bisogna in qualche maniera, per l'Abruzzo parlo, l'Abruzzo quando sono io non ha fatto un euro di indebitamento, ha ridotto il debito del 14%, era la regione più indebitata d'Italia in relazione alle proprie entrate, oggi non lo è più, e siamo anche in equilibrio col sistema sanitario, per cui adesso abbiamo restituito quote di speranza e di futuro ai giovani abruzzesi, questo lo deve fare il suo. Perfetto, e questo forse lo farà fare anche Alfano come nuovo, sì, lo farà fare concludendo. Lo farà fare anche Alfano, perché lo so che lo farà fare, ne abbiamo parlato più volte con il ministro. Perfetto, grazie, arrivederla. Grazie.